Più nero che c'è, viva la furia del West che beve solo. Io sono piccolo, io tocca a me giocare con te. Sono Davy Crockett, io. Tu stai zitto, sono il capo dei moicani. Sono Davy Crockett, io. Ma su furia si sta. Anche in treno. Bene, bene. È partito, è partito. Oh, Sawadee Krup, Pompi Fan, e benvenuti in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. Nel video di oggi parlerò del fatto che la prima dose della cura in Thailandia è stata somministrata al primo ministro, il signor Anutin Charvinakul. Diciamo che questa notizia è la più recente, perché era abbastanza controversa. Diciamo che fino a qualche ora fa, vedo di prendere l'articolo, prior to will not be the first. Fino a qualche ora fa, cioè fino a ieri sera, praticamente c'erano dubbi su chi sarebbe stato la prima persona a cui veniva inoculata la cura. Però poi si è schiarita un po' la situazione. Adesso il primo ministro è stato il primo a ricevere la cura. Poi ci sono un sacco di altre notizie. Oggi è interessante, veramente. Vabbè, comunque andiamo a leggere l'articolo. Prima di leggere l'articolo, volevo invitarvi, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi video. Inoltre, volevo anche invitarvi, se volete, a lasciare dei like su questo video e sempre, se volete, a condividerlo sui vostri social, che magari qualcuno dei vostri amici potrebbe essere interessato. Hai visto mai, ragazzi? Non si può mai sapere nella vita, non si può mai sapere nella vita, capito? Allora, il ministro della sanità pubblica, Anutin Charvinakul, è diventata la prima persona nel paese a ricevere il primo vaccino contro, che scusa, il ministro della sanità pubblica è vice primo ministro. Non il primo ministro, ho fatto un po' di casino, ragazzi, scusate. Voi mi volete bene lo stesso, lo so, lo so. Chi è? Scrivo con nome in inglese. Durante la live. Aspetta, chi sei? Chi sei? Domanda che subito. Ah. Certo che mi ricordo di te, Matteo. Niente, poi ti rispondo. Poi ti rispondo. Nel frattempo, scusate, mi schiamo. L'udi al direttevole. Allora, il ministro della sanità pubblica, Anutin Charvinakul, è diventata la prima persona in paese a ricevere la prima dose contro il coronavirus domenica mattina, cioè stamattina. Stamattina in Thailandia, che era ieri sera da noi, quando la Thailandia ha lanciato la cura contro il Covid-19. L'evento, iniziato alle 7:30, quindi 7:30 era l'1:30 di stanotte, di stamattina, è stato presieduto dal primo ministro Prayut Chan-o-Cha. Si è tenuto presso l'Istituto per le Malattie Infettive di Bamrasnaradu in Tivanon Road a Nothamburi. La persona che ha somministrato questa dose al signor Anutin è stato il al braccio, gli è stato somministrato, è stato il dottor Yong Puvorawan, professore di medicina in epatologia pediatrica presso la facoltà di medicina dell'Università di Chulalongkorn. La cura somministrata
Signora Anutin è il CoronaVac di fabbricazione cinese, sviluppato da Sinovac Life Science, che può essere utilizzato su persone di età compresa fra i 18 e i 59 anni, quindi potrei adoperarlo anch'io, volendo. Ho 18 anni? No, ho 51. Il signor Anutin ha detto sabato che il generale Pryot non ha potuto ottenere la prima dose a discrezione dei medici. Il generale Pryot ha 66 anni, quindi essendo che va dai 18 ai 59 anni, il primo ministro Pryot Chan-o-Cha non ha potuto, insomma, fare questa dose, non ha potuto prendere la dose. Ha spiegato che la cura AstraZeneca, che è stata spedita in Thailandia il 24 febbraio, non è stata approvata dal Dipartimento di Scienze Mediche. AstraZeneca deve ancora presentare documenti e campioni, ha detto. Insomma, non è stato ancora testato abbastanza bene per soddisfare le esigenze appunto dei medici, appunto thailandesi, che sono impiegati, deputati appunto a dire se può essere somministrato alla popolazione o meno. Dopo il signor Anutin, altre persone che sono state curate erano il vice ministro della sanità pubblica, Satin Pitutecha, il ministro della cultura Attipol Kunplome, il vice ministro dell'agricoltura e delle cooperative Chalermchai Srion, il vice ministro dell'istruzione Kanon Kwan Willawan e il segretario permanente per la salute, il dottor Kiatipum Wongrajit. Ragazzi, io ripeto, chiedo scusa per la pronuncia, ma sono nomi che per me sono nuovi e poi sono abbastanza complessi, quindi insomma chiedo scusa a Cotò se pronuncio male. Seguito da un numero di personale sanitario interessato. Quindi praticamente hanno distribuito, somministrato la dose a personaggi politici importanti, fra cui anche persone politiche per quanto riguarda il reparto della sanità e poi anche le persone, il personale medico, personale sanitario, perché abbiamo detto che dovrebbe essere le prime persone, diciamo, direttamente interessate sono il personale medico, sono quelli che vengono a contatto quotidianamente con le persone contagiate e quindi insomma, è giusto che le prime persone a ricevere la cura siano proprio queste persone qua, personale sanitario. Bene, questo è tutto. Vediamo se qua c'è qualcosa. No, questo è tutto, perfetto. Niente. Ragazzi, Cocomma Crap per avermi seguito fino a questo momento. Volevo invitarvi, se ancora non l'aveste fatto, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi video. Inoltre, volevo anche invitarvi, se volete, a lasciare dei like sotto questo video e sempre, se volete, a condividerlo sui vostri social. L'epoca mai loco, ci vediamo dopo. Vi ricordo, dopo alle 12:30 ci sarà il video vlog per quanto riguarda la mia vita in camper e poi alle 16 ci dovrebbe essere cioè, il video sulle criptovalute. Va bene. Quindi ragazzi, vi voglio bene, una buona giornata, l'epoca mai loco.